Ma che, perché sei qui e come sei entrato? Ho letteralmente le chiavi di casa tua. Entro qui quando voglio. Scusa? Ma come hai avuto le chiavi di casa mia? Sono entrato numerose volte in casa tua mentre non c'eri. Ti ho rubato delle cose. Avete da mangiare? Sì. Volevo del formaggio e del prosciutto. Mi faccio un panino, Ok. Il vostro frigo è più vuoto rispetto alle scorse volte. Vi consiglio di fare un po' di rifornimento. Ma che vuoi? Mangia a casa tua allora. Senti, puoi smetterla di respirare così rumorosamente? Non sto facendo niente. Sto cercando di guardare un film e il tuo respiro non mi fa concentrare. Kiro? Kiro, puoi uscire dal bagno? Sei lì dentro da 3 ore e voglio usarlo. Ho finito, adesso esco. Muoviti. È stato bello oggi, ci rivediamo. Ma te ne vai con il mio tavolo? Sì, mi piace, ho deciso di prenderlo in prestito. Ma stai tranquillo, te lo riporto la prossima volta. Cosa? Col cavolo. Ehi, ehi, ridammi il mio tavolo! Tesoro, sono tornata a casa. È arrivata mia madre. Cosa? Ma non doveva arrivare tra 2 ore? A quanto pare in anticipo. Ti prego, vestiti. Se mi scopre la mia vita è finita. Ok, andiamo a trovare tuo padre al lavoro e... Mamma! Jennifer, figliola, non mi avevi detto che hai trovato un ragazzo? Lui? No, non... Lui non è il mio ragazzo. Si chiama Tom ed è un amico. Salve, signora... Sono Tom. Quindi se non sei il ragazzo di mia figlia vai a letto con lei solo per divertimento? Mamma! Cosa? No! Non andiamo a letto insieme! Noi non facciamo queste cose. Che cosa stai dicendo? Davvero, non facciamo niente. Stavo scherzando! Portatela a letto quando vuoi! Figliola, sono così felice per te che finalmente hai trovato l'amore della tua vita! Ed è anche sexy. Voi due mi ricordate me e tuo padre, figliola. Vabbè! Adesso andrò a bermi qualcosa. Divertitevi. Ma che non so che cosa le sia preso. Ok, penso che tu debba andartene adesso. Sì, ci risentiamo, va bene? Non credo che ci risentiremo, ma tu prova a chiamarmi. Magari ti rispondo. Ciao. Ciao. Ok, bambini, siamo al parco. Non correte, non fatevi male, va bene? Ok. Tesoro, sei al parco? Cinzia! Come stai, tesoro? Bene. Maria Grazia, ci sei anche tu? No, vabbè. Un bacio. Ma che ci fai qui? Ragazze, vi ho viste l'altro giorno al corso di tango. Vi muovevate in modo molto bello. Siamo nate per questo? Sì. Allora come vanno le vacanze? Oh, sta andando benissimo, tesoro. Sono appena tornata dalla Puglia, infatti sono un po' abbronzata, vedete? Ma infatti l'ho notato prima. E sapete lì chi ho incontrato? La Carmela e suo figlio. Oh. Lì sono rimasta scioccata perché quando eravamo al mare ho visto che la Carmela ha fatto entrare suo figlio in acqua subito dopo aver mangiato. Cosa? Mio figlio deve aspettare almeno 5 ore. E infatti, Cinzia, infatti sono andata in vacanza con mio marito e i miei 2 figli e stavamo pensando di fare un terzo figlio. Davvero? Cosa ne pensate? Tesoro, con le prime 2 gravidanze sei diventata ancora più bella, perciò fai bene a tornare incinta. Stai dicendo che prima non ero bella, tesoro? No, cara, non intendevo questo, volevo... Sto scherzando, ti sto prendendo in giro! Ti piace fare gli scherzi a te, eh? Una donna che invece con la gravidanza è diventata ancora più brutta è la Carmela. Ma è sempre stata brutta, lei. Bambini, bambini, non correte che se cadete vi fate male. Ragazze, adesso vi devo lasciare, devo andare a vedere i miei figli. Va ci bene, tesoro. Va bene? Magari certo. Andiamo a berci qualche caffè. Sì, sì, sì. Dai, ciao. Ciao, 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 ciao. Ehi. Sì? Hai finito tu i gelati che c'erano in frigo? Ah, sì. Erano buonissimi. Senti, se vuoi rimanere a casa mia, ok? Ci sono delle regole da seguire. Una di queste è quella di non finire i gelati in frigo. Guarda che se mi tratti così male lo dico alla mia mamma, così poi ti sgrida. Se tu parli male di me a tua madre, ovvero mia zia, io ti spacco quel telefono che ti ritrovi, hai capito? Your turn. Mi hai sentito? Ma a cosa stai giocando? Si può sapere? Questo è Matchmasters, un gioco che adoro dove devi allineare 3 o anche 4 figure dello stesso colore per poi accumulare dei punti e battere il tuo avversario. Si può scaricare gratis? Sì, o se no puoi scaricarlo dal link dal quale riceveresti gratis un esclusivo pignata package. Sì, ok, io stavo parlando di un'altra cosa però. Non bisogna... Guarda! Posso scegliere tra tanti avatar diversi? Che bello, ci sono anche i booster che mi danno dei poteri in più. Ma mi stai ascoltando? Ti sto parlando. Sì! Ho vinto! Ma torna qui! Fammi provare il gioco a sto punto!
Tanto vinco io, non hai capito? Guarda che se mi fai perdere non ti faccio più entrare a casa mia, io te lo dico. Non è giusto, sei troppo forte. Sì, ho vinto io. Non piangere, dai, bisogna accettare le sconfitte nella vita, eh? Faccio un'altra partita. Buongiorno, Connie. Buongiorno. Buongiorno, Maxi Bonciocco Brownie. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Vi ho riuniti tutti qui perché, come sapete, l'estate sta arrivando. Oh. E insieme dobbiamo affrontarla. Quest'anno la famiglia si è allargata, Di nuovi ci siamo io, cono di croccante biscotto al pistacchio, mio cugino, cono di croccante biscotto alla nocciola, e suo fratello, cono di croccante biscotto, vaniglia e caramello. Onestamente, Connie, non vedo l'ora di essere assaggiato. Ma poi, come si fa a resistermi? Sono così cioccolatoso e pieno di granella di nocciole pralinate. Sì, sarai anche pieno di cioccolato, tu. Ma io, sia all'esterno che all'interno, ho una gustosissima variegatura al caramello. Fratelli, non vantatevi così tanto delle vostre prelibatezze. Sappiamo tutti che in bontà vinco io. Infatti, oltre ad avere una variegatura al pistacchio, ho anche dei riccioli di cioccolato bianco. Ma non vantarti tu, eh? Anch'io ho dei riccioli, ma al cioccolato fondente. Vedrai che quest'estate il cono più divorato sarò io. Ma smettila. Spero solo che vi facciano sciogliere sotto al sole. L'ha detto davvero? Cosa? Stai dicendo a me per caso? Non ci posso credere. Ma perché non stai un po' zitto? Silenzio! Siete tutti dei buonissimi coni, ok? Voi non siete dei sandwich gelato come me, ma siete dei coni di croccante biscotto. Sì, vero. Abbiamo un gusto inconfondibile che richiama il biscotto cookie. Voi non siete come sembrate. La vostra non è una semplice cialda, ma un biscotto spesso e croccante. Siete i coni di croccante biscotto. Vero, vero. La riunione di oggi serviva per sapere in quanti coni volevate essere in una scatola. Ma vedo che non sapete parlare senza litigare. Perciò decido io. Sarete in quattro. Fine della riunione. Andiamo, coni. Sì, fratelli, andiamo. Qui abbiamo finito. Figliola? Mamma, che cosa è successo? Stavi facendo un brutto sogno e poi hai cominciato ad urlare. Stai bene? No. Che cosa hai visto nel tuo sogno? Io credo di aver visto il male in persona. No, oh, stai tremando tutta. Vado a prenderti delle coperte. Era solo un brutto sogno. Signor David Thompson, vuoi tu prendere come tua legittima sposa la signorina Jennifer Street per amarla, onorarla e stare con lei finché morte non vi separi? Lo voglio. E tu, signorina Jennifer Street, vuoi prendere come tuo sposo David Thompson per amarlo, onorarlo e stare con lui finché morte non vi separi? Jennifer. Signorina? Lo voglio. Bene. Se qualcuno è contro questo matrimonio, parli adesso o taccia per sempre. Io mi oppongo! Cosa sta facendo? Chi è lui? Ma è impazzito. Non sappiamo se permettere. Questo matrimonio non deve avvenire. Marcus, Jennifer, tu lo sai da sempre che io e te siamo stati fatti l'uno per l'altra. Ci amiamo così tanto che potremmo morire l'uno per l'altra. Non sposare quell'uomo, Jennifer. Lui non ti renderà felice nella tua vita. Scappa via con me, adesso. Andiamo a vivere la nostra vita insieme. Scegli me. Jennifer, non vorrai davvero andare con quell'idiota? Mi dispiace, David. Buongiorno, voi siete i genitori di John Miller, giusto? Sì. Sì, siamo noi. Vi starete chiedendo perché vi ho convocati qui a scuola, signori. Esatto, nostro figlio ha combinato qualche guaio.
No, vostro figlio non ha fatto niente. È semplicemente stato scoperto che è un genio. Un genio? L'altro giorno, durante una lezione di matematica, vostro figlio ha fatto dei calcoli a mente che io, professoressa, non sarei mai in grado di fare senza l'utilizzo di una calcolatrice. Sono andata a fare delle ricerche a casa, quindi, e ho scoperto che vostro figlio ha un quoziente intellettivo pari a 250. E che cosa vuol dire questo? Che molto probabilmente vostro figlio è la persona più intelligente al mondo. Beh, è una cosa bella questa, no? Sì, è una cosa bellissima. Vostro figlio dovrà quindi andare a studiare in un istituto di istruzione intensiva, dove verrà allenato per diventare uno scienziato e potrà utilizzare al meglio la sua intelligenza. Va bene, diteci dove si trova l'istituto che andiamo ad iscriverlo. L'istituto non è in questa città, signora. Suo figlio dovrà trasferirsi. State scherzando, vero? Volete portare via il mio bambino? Le cose devono andare così. No, io non glielo permetto! Mio figlio rimane con me, avete capito o no? Non vi azzardate a toccarlo, altrimenti faccio del male a tutti, avete capito? Domani le forze dell'ordine verranno a casa vostra per prendere vostro figlio. Cosa? Voi non farete niente? Signori! Avete creato un genio. Sono in ritardo per andare a scuola! Hey, mi chiamo Jennifer, ho 18 anni e vado alla high school della Georgia. Come avrete già visto, sono molto disordinata, ma sto migliorando. Il mio sogno nel cassetto è quello di avere una bellissima famiglia con 4 figli. Non vedo l'ora. E questo devo dirlo, uno dei miei più grandi difetti è che sono sempre in ritardo. Tesoro, ti ho preparato la colazione. No, mamma, sono in ritardo per andare a scuola, non posso mangiare. Ci vediamo dopo. Ma devi mangiare prima di andare a scuola. Ok, dobbiamo andare in quella direzione. Sì. No, è chiusa la porta. Fatti da parte. Semplice. Ma come hai fatto? Crescendo in una casa con 10 fratelli impari tante cose, credimi. Vieni? Sì. Buongiorno! Buongiorno, prof. Il primo che mi farà arrabbiare riceverà una ciabatta in faccia. Tutto chiaro? Ho corretto le verifiche che avete fatto settimana scorsa e avete fatto schifo. Sapete perché? Perché state sempre con quel telefonino in mano che ormai vi ha fuso il cervello. Ragazzi, di chi è il telefono che squilla? Non si può usare in classe. È il suo telefono, prof. È il mio? Cinzia! Sì, sto facendo lezione. Dopo andiamo a bere il caffè. Prof, scusi, posso andare in bagno? Perché devi andare in bagno? Devo fare la pipì. Sai perché ti scappa sempre la pipì? Perché stai sempre con quel telefonino in mano. Ma cosa c'entra il telefono adesso? Comunque, avete fatto i compiti che vi avevo dato per oggi? Sì. Bene, e signorina Natasha, correggili tu. Prof, io mi sono dimenticata di farli. Cosa? La prego, non mi picchi. No, la ciabatta no! Egregia, imperatrice dei 7 universi e regina dei 4 regni. Oh, dea delle farfalle, sovrana dei cerviatti e dea delle tigri. Io, uno schiavo idiota e aggiungerei anche deficiente, e anche tutta la classe, piena anch'essa di schiavi, volevamo chiederle se fosse possibile spostare la verifica di domani ad un altro giorno ancora da definirsi. Oh, regina dell'acqua, sovrana del fuoco, dominatrice dell'aria, la prego di accogliere con gentilezza questa mia umile richiesta. Cordiali saluti, il vostro schiavo preferito. Ho scritto un bel messaggio, dai. Oh, mi ha già risposto. No, siete grandi ormai, non potete farmi queste richieste stupide.
Ma vai a cagare, brutta rincoglionita!